Vangelisti gremito per la prima partita in casa del 2018. Primato in classifica e interruzione dell'imbattibilità di Verona in trasferta. Dopo un 1-1, la mossa di Bernardi di togliere Atanasievic e inserire Andrić porta alla spinta decisiva per andare a conquistare un 3-1 finale. Le partite sono tutte difficili. I tre set che abbiamo vinto, penso che siamo sempre stati avanti, abbiamo avuto dei momenti dove loro sono rientrati grazie soprattutto al loro servizio. Non ci dobbiamo dimenticare che sono quarti in classifica, quindi penso che sarebbe un peccato veniale e molto grave la presunzione di dover vincere sempre facile. Nello sport di facile non c'è niente, tutto quello che bisogna fare bisogna guadagnarselo. Il secondo set abbiamo perso un set dove l'avevamo dominato, 9-2, poi 23-20, ci siamo innervositi su quel recupero che hanno fatto loro da 9-2 al 10 pari, che poi sono andati 11-10, ma questi dobbiamo partire dal presupposto che come questi break li facciamo noi, li possono fare anche gli altri. Abbiamo trovato un battitore che ha avuto come Stern, che ha avuto un turno in battuta molto forte, molto preciso, battendo in 5, sulla riga e tutto, e quindi sono tutte cose che nel mondo della pallavolo le ho già viste nel passato, le ho viste oggi e le vedrò ancora nel futuro. Oltre alla gioia per la vittoria, doppia festa in casa Sir per le due nascite che si sono succedute nella notte del 4 gennaio, l'arrivo del primo figlio del libero Cesarini e poche ore dopo la nascita della secondogenita di Zaitsev. Esatto, sì, emozione fortissima. E che ti devo dire, è una cosa che va provata per capirla, perché è speciale, è una cosa speciale. Siamo contentissimi, è andato tutto quanto benissimo, poi quindi ce la siamo anche riusciti a godere sia io che Michela. E niente, siamo contentissimi. Hai preceduto di qualche ora il biondino qui a fianco, che è diventato papà per la seconda volta, di Sienna, bellissimo nome tra l'altro. Meno male perché che l'hai detto, meno male, perché l'ha scelto Asi, perché precisiamo, perché sennò Cemena è ancora bella incazzata. No, scherzo. No, è bello, bellissimo, questa volta sono riuscito ad assistere al parto, a stare vicino a mia moglie. Spero di averle dato una mano, ma tanto secondo me non se ne è accorta di niente di quello che stavo cercando di fare, quindi va bene tutto, è stata un fenomeno lei, la bimba sta bene, quindi emozione doppia perché sono riuscito ad essere lì e emozione doppia perché è la seconda bambina, quindi mo ci divertimo. Ora l'appuntamento è domenica sera alle 18 con Piacenza, un'altra avversaria da non sottovalutare. È un altro avversario tosto, grande esperienza, giocatori molto esperti che in una gara secca ti possono mettere in grossa difficoltà. Però niente, noi giochiamo in casa, poche storie, insomma, dobbiamo vincere da tre, ma dobbiamo prepararci ad un'altra partita complicata, non a chi pensa che vinceremo 3-0 a 15, a 15, a 15, è meglio che vada a vedere un altro sport, insomma. Questa sarà una partita molto combattuta, come è giusto che sia. È davvero tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, arrivederci.